L'operazione di oggi è la conclusione di un'indagine antidroga condotta dai carabinieri di Maddaloni per disvelare un'attività posta in essere nei comuni di Maddaloni, Santa Maria a Vico e Caserta. Una delle particolarità, oserei dire singolare, di questa attività è che ai clienti abituali veniva praticato uno sconto per l'acquisto di stupefacente, mentre là, soprattutto per quantitativi maggiori, mentre veniva ha applicato un sovrapprezzo per le consegne a domicilio, una sorta di malus delivery. Nel linguaggio criptico degli spacciatori, lo stupefacente veniva indicato ovviamente dissimulando la natura dell'argomento trattato, quindi utilizzando termini come macchina grande piuttosto che piccola, fotocopia chiara, scura, benzina o diesel per indicare i vari tipi di stupefacente da spacciare e approvvigionare. Dall'attività tecnica è emerso anche che gli spacciatori, per comunicare tra di loro e con gli acquirenti, utilizzavano le più moderne app di messaggistica istantanea con la finalità perniciosa di eludere le investigazioni.